carne macinata, magra, un'idea, voglio un'idea. Con la carne macinata si possono fare tante cose. Una ricetta. Però te ne do una. Ti do una ricetta. Un medaglione di manzo, di carne, con del pane bagnato dentro, o bagnato, che può essere bagnato nell'acqua o nell'acqua. La stessa cosa, per voglio dire, puoi mettere il latte o l'acqua. L'unica cosa, se tu le fai e le mangi, metti il latte. Se invece le fai e magari le mangi stasera, è meglio che metti l'acqua. Perché il latte all'interno praticamente comincia poi a fermentare il latte, si potrebbe fermentare. Questo poi lo spieghiamo un po' in cucina. Ecco, questo... Mi sono dimenticato una cosa. Benvenuti a tavola con Tele Marazze. Dallo chef Renato del Santa Caterina. Abbiate pazienza, ma cosa smania di sta carne che devo tritare? Beh, sono scurdo, c'è pazienza. Figuriamoci. E poi, quando l'hai fatta, praticamente metti io e la passi a basta, Renato, sì. Se no ci seguono, basta. Cosa diciamo? Siete curiosi? Andiamo? Da qui non lo dico tutte le volte. Prendete un quadernino con una bella penetta, così vi registrate tutto. Perché io di budino li faccio, ci dovete seguire. Grazie. E se volete venite qua, lo provate. Ma è un piatto che costa poco e fa bel fiato. Quando costa poco, da buoni liguri, di grande effetto. Sono sempre tutti contenti i nostri telespettatori. Come se presento la ragosta non me la segue nessuno, però. Ma sai, la ragosta ormai... La facciamo. Andiamo in cucina. Ciao. Ciao. Abbiamo raggiunto finalmente la cucina dove vediamo i nostri prodotti adagiati. Allora, vediamo qua che vedo del pane grattugiato. Sì, sì. Pane grattugiato e setacciato, eccolo lì. Pane grattugiato e setacciato, poi spostandoci vedo del macinato. Sì, carne magra macinata. Quanto è di peso? E questa qui è 350 grammi. 350 grammi. E questa pallina e strana? C'è pane bagnato nel latte o nell'acqua. Bene, poi mi fai vedere come si fa. Certo. E questa carne, cosa mi puoi dire? Una carne magra? Una carne magra normale, basta andare al macellaio e farsela tritare due volte, però è meglio passare due volte questa qua per fare sto piatto qua. Che pezzo di carne è? Questo qui è carne macinata, quindi carne di manzo, ecco. Ok. Carne comune. Poi spostandoci qua a sinistra troviamo... Prezzemolo tritato, il sale di Renato, il pepe e l'olio. Fermati, non volare, il sale di Renato. Il sale di Renato è un sale... che mi sembra... È miracoloso perché non è solo sale. È scuro e ci sono dei pezzettini strani all'interno. Sì, questi pezzettini qua sono praticamente gli aromi che sono stati messi, che sono stati tritati. Ecco. Si può svelare qualche segreto? Sì, lo sappiamo, insomma, tutto anche sull'etichetta c'è. Rosmarino, salvia, l'oro e grandi di ciliegio, ecco. Benissimo. Poi vediamo che c'è del pepe, certo. Del pepe nero e dell'olio. Vedo un olio con una super etichetta, un olio toscano. Sì, un olio buono, veramente un grande olio. Buono. Che mi dicevi olio. Che era di una produttrice che è una tua amica. Sì. Ok, allora spostiamoci dall'altro lato della cucina e vediamo, consigliamo ai nostri telespettatori come fare il pane. Basta metterlo a bagno, prima da una parte. E poi dall'altra. Puoi girarlo dall'altra che si inzuppa bene, ecco. Si inzuppa bene. Questo qua è il pane che fai te, no? Giusto? Sì. Poi si stritta. Per quanto tempo deve rimanere nel... Due minuti, Questa qua è solo acqua comune. Sì. Che mi hai detto che si poteva anche fare un'aggiunta di latte. Sì, col latte un po' più. Però c'è una cosa, che se lo cuoci subito col latte. Va benissimo, se invece magari le prepari a mezzogiorno per farli questa sera, magari col latte comincia un po' a inacidire. Ho capito. Perché ci sono i fermenti lattici che lavorano, capisci? Insieme col sale, il sale li ferma, però insieme con gli altri gusti, con gli altri sapori, loro vanno. Non ci aspettano, ecco. Ok, allora procediamo. Un pizzico di e ci vuole tutto questo qui. C'è chi, ho visto anche metterci... Sì, a qualche duro me la faccio mettere. Si può mettere benissimo anche le... come si chiama? Anche uno spicchietto d'aglio tritato fine, no? Però... Ma quanti cucchiaini hai messo di prezzemolo? Un cucchiaino messo di prezzemolo. Hai visto? Un cucchiaio e mezzo. Un cucchiaio di prezzemolo, poi con la pallina di pane, quanti panini c'erano? C'erano due panini. Quindi in totale ho messo tre panini.
Adesso lo mesciamo insieme alla carne trita e facciamo un composto. Per fare, sì, per fare sto lavoro qua. Adesso io qui, dato che siamo in famiglia con te, non ho messo i guanti. Invece è per esempio il buon uso mettere i guanti, ecco. Certo, ok. Poi facciamo delle palline che siano sui 100 grammi l'una. Questa sarà anche 150. Te ormai le fai occhio, noi sì, provetti scuochi, massai e proviamo più magari con la bilancia a fianco. Possiamo farne 4, dai. Invece di farne 3, facciamo 4. Ma lo dicevo, uno se volendo si tiene a portata di mano una bella bilancia così sì, fa proprio. Oh, sì, ma più o meno vedrai. Se le pesi, c'è poca diversità tra una e l'altra. Anzi, eccolo qua. Tra più piccolo è questa e questa. Questa qua è una ricetta che è per 4 persone. Ma io ne servo 2 di queste. Ma te sei sempre una persona molto onesta. Adesso il bello di questa è proprio la lavorazione, no? Visto che dopo le impannate adesso cosa fai? Le stendi? Adesso praticamente faccio il medaglione. Ah, che artista. Ripetiamo. Si vedono proprio forse le mani esperte. Avete notato che non ho messo il sale all'interno? Sì. Se le fate e le mangiate subito, il sale è giusto metterlo. Sì. Se invece pensate di non mangiarle subito, il sale è, praticamente le fa diventare scure. E scurisce la carne perché prima di tutto fa tirare fuori i liquidi. Però noi oggi ce lo mangiamo, più avanti di mettercelo il sale. Ce lo mettiamo in cottura, cosa dite? Lo stesso, no? Possiamo vedere abbiamo un fuoco molto vivo su una padella che riscalda una padella aderente. Sì, sempre di queste qua, sono sempre padelle aderente e vanno per tutti i fuochi. Però mi avevi detto che è una padella speciale questa, sì, perché sì. La padella... Questa è quella di Gianluca, guai che gliela tocca. Ne ha preso una serie e guai che gliela tocca, allora gliela tocco io perché... Ricordiamo che Gianluca è il figlio del nostro grande chef. Ecco. Adesso ritornando alla nostra padella, possiamo vedere che abbiamo messo all'incirca. Sì. È un 2 cucchiai d'olio, anche 3, perché poi cresce, l'olio extravergine cresce tantissimo. 2-3 cucchiai, poi vedo che stai facendo una bella manovra. Ho schiacciato l'aglio, ecco. Questo lo togliamo perché ti toglie la visuale. Abbiamo un aglio che non l'abbiamo privato della propria camicia, l'abbiamo leggermente schiacciato, esatto. Adesso lo facciamo imbrunire. Appena gli prendi quel bel sapore di profumo. Ah, si sente già il profumo. E si può anche lasciare, come c'è anche chi praticamente alla fine quando è bello brustolito se lo mangia, ecco, perché è buono, no? Beh, sempre aglio, l'aglio fa bene, no? Ma certo, è uno degli antibiotici naturali più belli, più buoni che abbiamo. Poi a me piace da paura. È stato come salvando ultimamente, però non è giusto. Ecco qua, l'olio è arrivato in temperatura, come potete vedere la nostra bistecchina sta croccando. L'aglio la tua svizzera. È una svizzera, però fatta in un modo un po' diverso, che anche i bambini avete così con questo movimento che c'ha di virgola. Ci vado a mettere una foglia di salvia che tanto a profumarle, sì. Ed ecco qua, questa qui è già pronta, eh? Ancora un attimo. Quando te la accorgi che è cotta? Sì, ma lo vedi. Poi te la fai. Io
consiglio sempre di servirle leggermente al sangue, non al sangue perché va macinato al sangue e ti pasta in bocca, certo. Però che non sia troppo cotta, quando fanno certe zizzere che sono troppo cotte, quando le vai a mangiare sembra di... Forse asciugano, eh? Sì, sì. Adesso facciamo questo lavoro qua, guarda, facciamo questo, scusate, questa è la prima porzione, io per una porzione ne darei due così, due così, questo lo mettiamo qua, aspetta che adesso c'è da fare un lavoretto un po' particolare per renderlo più, questa la mettiamo qua. E qui in questo bel olio, sai cosa andiamo a far saltare? Andiamo a far saltare due cubetti di pomodoro. Ecco qua. Pomodoro crudo, come potete vedere. Già profumato all'aglio, Mettiamo leggermente. Sì, perché abbiamo usato la stessa pietra, l'abbiamo abbiamo tenuto tutto, una spintolata di sale fino. Eccolo qui. È meglio contare che fisce, un cucchiaino in più ci sta sempre bene. No, un trucco, sai perché? Perché mi c'era andato troppo sale, allora ho dovuto correggere. I cuochi migliori sono sempre quelli più onesti. È la verità, eh? È la verità. Quanto l'hai fatto andare? Che cosa? Il pomodoro, sì. Pomodoro, due secondi. Sì, due minuti, no? Io dico due secondi, ma sono due minuti più o meno. Aspetta che questa qui ce la mettiamo qui sopra. Lo adagiamo sulle nostre svizzere. Svizzere di manzo. Eccolo. La fogliolina di sale che avevamo. Una reggiana rosa nevicata di pepe. Ricordiamo che pepe nero macinato. E un pizzichino di sale, proprio così. E sale di Renato in chiusura. Ci starebbe bene qua sopra, sai che cosa? Un po' di questi sali grossi che adesso sono di tutte le qualità, sale nero, sale rosa. Per finire la guarnizione, esclusivamente. Sì, anche per sentirtelo sotto i denti, sai? Eccoci qua. Il nostro amico Renato ci ha ospitato all'interno della sua sala del ristorante Santa Caterina e voleva aggiungere due o tre parole. Bah, cosa devo dire? È quasi ora di mezzogiorno, sarebbe quasi ora di mettersi a tavola e cominciare a gustare questa roba, non solo farla vedere agli altri. Un bel consiglio per questo piatto? È un bel consiglio perché si sente il profumo. Peccato, la telecamera per ora non riesce ancora, a catturare. Ma questo è un piatto molto semplice, da farlo in due minuti. Anche allo stesso tempo, se andiamo a vedere, è un piatto elegante, lo può fare in qualsiasi momento. E poi questo è un piatto un po', diciamo così, alla buona, quindi va bene un bel bicchierino di Barbera, di Portabella, ecco com'è. Poi non è detto che chi piace un piatto, sia, può metterla anche un panino, Sì, un buon pane fatto in casa. Tagliato in mezzo, metti una di queste qua, è una foglia di lattuga, tanto per tagliare, o un pomodoro ce l'abbiamo qua, quindi... È un signor panino. Sì, 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 un signor panino. Niente, allora? Allora, buon appetito. Buon appetito a tutti. Ciao, grazie Renato. Grazie a voi. Ecco qua.